Francesco Paolo Antoni, dal palco di Tale e Quale Show alla pista da ballo di Milli Carlucci, diciamocelo subito, sarei più bravo come ballerino o come cantante? Non lo so, perché come cantante poi diciamo sono... è venuto venire i brividi. Sono venuto fuori delle capacità inaspettate, per cui diciamo mi sono misurato con il canto e ne sono uscito, diciamo, lasciamo perdere. Adesso mi misuro col ballo. Sono abituato ad avere voti bassissimi dalla giuria di Tale e Quale, per cui mi abituerò ad avere voti bassissimi dalla giuria di Ballando con le Stelle, ma c'è accanto la mia maestra Anastasia. Che io vorrei accontentare, e il mio scopo è quello di fare contenta lei. Chiediamole subito una. È talmente bravo, si impegna talmente tanto che io sono già contenta. Ecco, già contenta. Diciamo che si impegna talmente tanto, è vero, talmente bravo è una sua carineria. Bravo nell'impegnarsi, bravo, non bravo a ballare. Ma tu l'hai visto a Tale e Quale, più bravo a ballare che a cantare? Ma perché queste domande? Stiamo arrivando lì. La maestra. L'obiettivo di Ballando con le Stelle è migliorare nel tempo, giusto? Oh. Quindi se Francesco riesce a migliorare nel tempo, abbiamo vinto tutto. Esattamente. In generale, così. Esattamente, ma io voglio migliorare nel mio, poi la classifica non ci interessa. Oddio. Un pochino sì. Il problema è lei, perché io posso arrivare in ultimo, ma lei no, ce lo merita. Quindi devo fare tutto per lei. Devi impegnare per lei, devi essere un vero galantuomo. Esattamente, solo per lei. Senti, ma com'è nato questo corteggiamento di Milli nei tuoi confronti? Tanto che ti ha strappato al tuo fido compare Carlo Conti, cioè ti ha proprio sedotto. Ne parlavamo da un paio d'anni. E io mi sono anche creato il problema etico nei confronti di Carlo Conti, il quale però mi ha dato la sua benedizione, per cui insomma quest'anno non ce l'ho fatta resistere, dopo aver fatto anche la chiappa talenti in Milli, sono entrato in famiglia, una famiglia accogliente, affettuosa, e come fai poi ad andare via? E quindi ci sono rimasto. Senti, ma tu sei un grande tifoso del Napoli, quest'anno sì. Ti sta piacendo il Napoli? Molto, quest'anno ci sta dando belle soddisfazioni. Sul calcio io allora me ne vado, no, perché non ne capisco. Parliamo niente. Un attimo noi al volo proprio per meraviglioso, acquisti ottimi. Insomma, sa che lui scozzese pure che mi sta dando delle soddisfazioni. No, siamo molto contenti, ci stiamo divertendo e quindi non diciamo niente, però questa volta credo che potremmo passare un anno a divertirci. Ed è stato perdonato il passato bianco-nero di Conte, giusto? Ma sì, ma ci mancherebbe. Ma quelli sono professionisti. Non è che mo è rimasto il Juventino a Napoli, adesso è napoletanista. Bravissimo, grazie.